garanzia di inclusa nel riquadro. Un dominio normale. Rispetto alla FX. Sì, ma scusate, di cosa ne riguarda un dominio normale rispetto alla FX? Ed è una funzione di D in R continua. Siano P1 uguale di 1 di n e P2 uguale e 1 e k 2 partizioni di in domini normali rispetto alla FX. Allora, S piccolo di P1 è meno uguale di S grande di P2. Devi mostrare questa proprietà. È la stessa proprietà che avete dimostrato in analisi. D'accordo? Dimostrazione. Introduciamo una partizione ausiliare. Indichiamo con P12 uguale insieme D con I intersecato e con J tale che I varia tra 1 e N, J varia tra 1 e K e D con I intersecato e con J è diverso da questo. D'accordo? Consideratevi l'intersezione di tutti gli elementi della prima partizione. Considerate l'insieme costituito dalle intersezioni, l'insieme costituito intersecando ogni elemento della prima partizione con l'elemento della seconda partizione, e togliete quelli dove quelle intersezioni, quando avete l'insieme lo togliete, lo buttate via, d'accordo? L'intersezione di con I intersecato di con J, dove D con I è già l'elemento della partizione di con 1, D con J il generico elemento della partizione di con 1. Ma quando questi insieme, quando queste intersezioni, quando ho dato via, la buttate via, d'accordo? Ragazzi, P12 è una partizione di D in domini normali rispetto all'asse X. Perché? È chiaro, comunque fissate I e J, D con intersecato e con J. Se è diverso dal vuoto, è un dominio normale rispetto all'asse X, in virtù della proposizione che abbiamo enunciato all'inizio del corso. Ricordate? Se prendete due domini normali rispetto all'asse X e fate un'intersezione, o questo è l'insieme vuoto, l'abbiamo buttato, oppure è un dominio normale rispetto all'asse X. Quindi, ognuno di questi oggetti è un dominio normale rispetto all'asse X. È chiaro
che su questi oggetti sono a due due disgiunti, perché i diconi sono a due disgiunti, gli icon J sono a due disgiunti. Quindi a maggior ragione quando fate questa intersezione di oggetti che ottenete sono a due disgiunti, sono a due con interni disgiunti. Se fate uno di tutti questi li ottenete ovviamente, li ottenete di chiaro, fatto l'esercizio, d'accordo? Li ottenete di, quindi questi risulta essere una partizione di dimensioni normale rispetto all'asse X. Cosa andremo a vedere noi? Proviamo che S piccolo di più 1 è più piccolo di S piccolo di più 1 di 2, cioè che la somma inferiore relativa alla partizione più 1 è più piccola della somma inferiore relativa a questa partizione. Iniziamo a provare questo risultato, d'accordo? Allora, che è S piccolo di più 1? È sommatore su integrale tra 1 ed n della misura di con i per l'estremo inferiore di f su di con i. D'accordo? Io non lo posso scrivere. Lo posso scrivere come sommatore su integrale tra 1 ed n la misura di con i intersecato di. Essendo di con i un sottoinsieme di D, quando faccio di con i intersecato di ottengo nuovamente di con i. Bene. L'esempio di F su di con i. Cosa posso scrivere come sommatore su i che vale tra 1 ed n della misura di con i intersecato l'unione su i che vale tra 1 ed n tra 1 e k, scusate, di e con j. Perché? Perché siccome P2 è una partizione di D e con 1 unione e con k mi ridà D, quindi io posso scrivere l'unione su che varia, scusate, l'unione su J, già ci sta lì, l'unione su J che vale tra 1 e K di E con J. Ma questo vale la proprietà distributiva, il motore su che vale tra 1 ed N della misura dell'unione su J che vale tra 1 e K di con intersecato e con J. Ah scusa, sempre la mia parte di F di con I per di F su di con I. Ma come sono magari J, T con intersecato e con J, come sono? A 2 a 2 disgiunti, perché gli E con J sono a 2 a 2 disgiunti. Allora la misura dell'unione è uguale per il lemma che abbiamo visto prima, è uguale alla sommatoria delle misure, d'accordo? Questo è uguale a sommatoria su di uguale tra 1 ed n, sommatore su J uguale tra 1 e K della misura di con I intersecato e con J per esempio di F su di con I. Li trovate? Questo per il lemma precedente. Siccome avrei J insieme di con I intersecato e con J sono a 2 a 2 disgiunti, la misura dell'unione è uguale alla sommatoria.
Ragazzi, abbiamo l'info su D con I. Ma D con I intersecato con J è contenuto in D con I. Quando restringete il dominio, che cosa fa l'essere inferiore? Se restringete il dominio, cosa fa l'estremo inferiore? Cresce l'estremo inferiore. Questo è minore uguale sommatore qui che vale tra 1 ed E, sommatore qui che vale tra 1 e K, della misura di D con I intersecato con J, con l'esempio di F su D con I intersecato e con J. Ti trovate questo fatto? Che restringendo il dominio l'estremo inferiore cresce. Scusate ragazzi, questo si dimostra un secondo, si fa vedere. Ecco, alzate in piedi tutti e quattro. Chi è il meno alto di tutti e quattro? Lui, d'accordo? Quando si alza? Ecco, come se stato tutto, facciamo d'accordo. Allora, su loro 4, se faccio l'estremo inferiore delle altezze è 1,60, d'accordo? Se tolgo lui, ti tolgo l'estremo inferiore delle altezze, quando è diventato adesso? 1,61, d'accordo? Se invece toglie lui, avessi tolto lui, sarebbe rimasto uguale. Quindi, o quando restringete l'insieme, l'estremo inferiore o resta uguale o meno, d'accordo? Ma questo chi è, ragazzi? Questo è altro che S piccolo di P 1,2 per definizione. Qui ha dimostrato questa disuguaglianza. D'accordo? Posso cancellare, ragazzi? D'altra parte, adesso immaginiamo qui su queste disuguaglianze. Questa è uguale a P piccolo di S grande di P 1,2. Ti trovate? Perché chi è S grande di P 1,2? E questa quantità qua, posso il D, devo metterci? Il sub. Il sub. E ovviamente il sub è maggiore o uguale di D. D'accordo? Quindi S grande di P 1,2 è maggiore o uguale di S piccolo di P 1,2. Che questa quantità, questa è che minore uguale sommatorio qui che vale tra 1 e 3, sommatorio qui che vale tra 1 e K della misura di dicomino intersecato con J per esempio di F su dicomino intersecato e con J, perché sub è maggiore uguale di lì si dimostrerà una unità positiva maggiore uguale di 0. Quindi questa è ovvia. Ma S grande di P1 è più piccolo di S grande di P2. Questa si dimostra, ragazzi, in modo analogo a questa qui. Fate un esercizio a casa, questa disuguaglianza. La dimostrazione analoga a questa. E così viene dimostrato che S piccolo di P1 è più piccolo di S grande di P2. D'accordo? La posso cancellare? Definizione.
sia di codificazione riguardo un dominio normale rispetto all'asse X ed è la funzione di D in R limitato. Partiamo con A. Poniamo A uguale l'insieme del S piccolo B, tale che B partizione di B in domini normali rispetto all'asse X. Indica invece con B uguale S grande di Q, dove Q è anche una partizione di D in domini normali rispetto all'asse X. Usiamo questo insieme. Superiormente. Perché? Perché ogni elemento di B, in virtù di questa proprietà, ogni elemento di B è un maggiorante di A. Quindi avete chi ha limitato superiormente. E quindi l'esterno superiore di A è finito. Ma chi è l'esterno superiore di A, ragazzi? In base a questa proprietà abbiamo detto A limitato superiormente, perché ogni elemento di B è un maggiorante di A. Quindi ammette l'esterno superiore finito. Chi è l'esterno superiore? No, è il minimo. È il minimo dei minoranti. D'accordo? Quindi essendo il minimo dei minoranti, l'esterno superiore di A è più piccolo di ogni elemento di B, perché ogni elemento di B è un minorante. D'accordo? Quindi questo ci dice che B è limitato inferiormente. D'accordo? Che quindi esiste l'esterno di B è finito e l'esterno superiore di A è un minorante per B. Ma chi è il semi inferiore di B? È il massimo dei minoranti, quindi sarà più grande. È chiaro, ragazzi? Dobbiamo anche dimostrare. È un colore immediato che segue da questo. È chiaro? Perché il sub di A è uguale al l'inf di B. Ripeto, poi è chiaro tutto. Chiaro? Mi vale sempre questa disuguaglianza. Definizione. Sia di incluso di quadro dominio normale rispetto a asse X sia in F di D in R una funzione limitata. F si dice integrabile su di
se il sub di A è uguale all'infinito. In tal caso si definisce l'integrale di f su b nel modo seguente. Ragazzi, segniamo questo simbolo. Due volte segno l'integrale di f di x cubo di x di y, che è uguale a sub di a, che è la stessa cosa che dire che è uguale a sub di b. Questo è l'integrale. In tal caso chi è l'integrale è quel sub o quell'integra, la stessa cosa. La stessa definizione che avete in analisi. Adesso, questa è la definizione di integrale, funzione integrabile sul dominio, funzione integrabile su un dominio normale. Adesso nascono due domande spontanee, le stesse che vi siete posti in analisi. Questa definizione può essere bella, brutta questa definizione, se non ci deve, secondo me, però è poco operativa, nel senso, se io vi do una funzione e vi dico questa funzione è integrabile, d'accordo? Usando questa definizione forse non riuscireste mai a capire se questa funzione, né voi né io, a capire se questa funzione è integrabile. Si riesce subito a individuare, si cerca di individuare una classe, una famiglia di funzioni integrabili. Nell'analisi cosa avete visto? Le funzioni continue su intervalli chiusi e limitati sono integrabili. Adesso faremo vedere che le funzioni continue sui domini normali sono funzioni integrabili. Quindi, appena avete una funzione continua, potete dire sicuramente questa è integrabile. Questa è integrabile. D'accordo? Non sono le uniche funzioni integrabili, ma sicuramente le funzioni continue sono integrabili. Poi la seconda domanda è, una volta che sapete una funzione continua è integrabile, come si calcola l'integrale? Vorrei fare un attimo tutto questo, questi sub if non riuscire più. Vedremo che c'è un metodo molto semplice, elementare, calcolare l'integrale. Pensiamo di mostrare che le funzioni continue sono integrabili. Sia di contenuti in R4 un dominio normale rispetto all'asse x ed f di a in d una funzione. Allora, f è integrabile su d. Dimostrare che le funzioni continue sono integrabili. Ragazzi, D è un insieme limitato ed è anche chiuso. Ma come vedete per esercizio a casa che D è un chiuso? Proprio che i domini normali sono insiemi chiusi, dimostratelo nell'esercizio.
D è chiuso e limitato. Cioè D è un compatto di R4. Ed F è continua su D. Una funzione continua, l'insieme di chiuso e limitato, è una funzione uniformemente continua. Stato in F è continua. Cioè, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0 tale che i punti x'y' appartengono a D e la norma di x'y' che è più piccolo di delta epsilon implica che il modulo di f di xy meno f di x' primo y' minore di epsilon. Adesso fissiamo epsilon maggiore di 0, d'accordo? E in corrispondenza di epsilon prendiamo delta epsilon data l'uniforme continuità, d'accordo? Sia delta epsilon dato dalla uniforme. Quindi fissato epsilon esiste un delta epsilon che verifica queste proprietà. Fissato epsilon ci prendiamo un delta epsilon che verifica questa proprietà. D'accordo? Con questo voglio dire data la uniforme continuità, cioè che delta epsilon verifica questa proprietà. Sia pi epsilon di 1 pi n una partizione di D in domini normali rispetto all'asse X tale che il diametro di T con I sia minore di delta Y per ogni U a U. Quindi fissato epsilon mi scelgo delta epsilon che verifica questa proprietà. In corrispondenza a questo delta epsilon cosa faccio? Mi costruisco una partizione P epsilon uguale di 1 di n di in domini normali rispetto all'asse X tale che il diametro di ognuno di questi domini sia più piccolo di delta epsilon. Lo posso fare questo? Sì, in virtù del lemma che abbiamo dimostrato all'inizio della lezione. D'accordo? Calcoliamo S grande di P epsilon meno S piccolo di P epsilon. Chi è S grande di P epsilon S piccolo di P epsilon? Chi è S grande, ragazzi?
sommatoria su i che vale tra una delle misure di D con I per la stessa superiore di F su D con I. Questa è la sommatoria su i che vale tra una delle misure di D con I per la stessa inferiore. Quando faccio la differenza, cosa resta? Sommatoria su i che vale tra una della misura di D con I per la stessa superiore della F su D con I meno per la stessa inferiore della F. Adesso l'unico punto dove bisogna prestare un po' di attenzione è il seguente. Questo è il vostro dominio D, quindi questa è la vostra partizione, d'accordo? Allora, se vi dico via, seguite una strada appena definito. Ricordiamo. Avete copiato? Professore, là all'inizio fissato, fissiamo un epsilon maggiore di 0, sia delta epsilon. Allora, uniforme continuità, cioè voglio dire sia delta epsilon maggiore di 0, che verifica questa proprietà qui, d'accordo? Questa è la questione. Allora ragazzi, guidate un istante. Questo è il vostro dominio D, d'accordo? Avete composto questo dominio in dominio normale rispetto all'asse X, tale che, non scrivete ragazzi, no, avete qui il risultato adesso. Avete composto il dominio D in dominio normale rispetto all'asse X, tale che il diametro di ogni dominio sia più piccolo di del terzo. Cosa ci fa qui? Prendiamo per I uguale a 1, il primo termine chi sarà la misura di D con 1. Prendete questo di con 1. La misura di D con 1 per il succo di F su D con 1 meno l'info di F su D con 1. D con 1 com'è? Che è un dominio normale. Quindi un insieme chiuso e limitato. Quindi è un compatto. Quindi per il teorema di Weierstrass, la F qui sopra sul D con 1 ammette sia minimo che massimo. Quindi cosa vuol dire ammette minimo che massimo? Esisterà un punto tra questo punto qua, chiamiamolo qua x più x segnato e y segnato, d'accordo? Tale che f di x segnato y segnato è uguale al massimo di f più di 1. Questo sub è proprio un massimo, cioè esiste un punto x segnato y segnato appartenente a D1 tale che f di x segnato è uguale all'estremo superiore. Se preferite scrivetelo così, la stessa cosa. Nel teorema di Weierstrass questo tutto è proprio un massimo, cioè è preso in un punto. La stessa cosa, questo if è un minimo, quindi da un altro punto x due volte segnato y due volte segnato tale che f di x due volte segnato y due volte segnato è uguale al limite di f su D con 1. Cioè per il teorema di Weierstrass, d'accordo? Ragazzi, questi due punti x segnato y segnato, x segnato due volte, y segnato due volte, dove si trovano? All'interno si trovano in D1. La distanza tra questi due punti come sarà? Più piccolo del diametro di D con 1, per definizione di diametro, perché il diametro è l'estremo superiore delle distanze tra i due punti. Quindi la distanza tra questi due punti è più piccola del diametro di D con 1. Ma come ho scelto io il diametro di D con 1? Più piccolo di delta epsilon. Quindi la distanza tra questi due punti è più piccola di delta epsilon. Ma quando la distanza tra due punti è più piccola di delta epsilon, come sarà la distanza tra le immagini? Più piccola di epsilon. Quindi la distanza tra f di x segnato y segnato ed f di x segnato due volte y segnato due volte è più piccola di f. Cioè la distanza tra questo tutto e questo inf è più piccola di f. Cioè questa quantità nella parentesi è più piccola di epsilon. D'accordo?
Quindi questo risulta essere minore uguale sommatorio su i che uguale tra 1 ed n della misura di t con i per epsilon. È chiaro? Lo devo ripetere, ragazzi. È chiaro tutto, quindi dovete stare applicando. Il teorema di Weierstrass più questa proprietà, più l'uniforme continuità. Quindi questo diventa qua. Teorema Weierstrass più uniforme continuità. D'accordo? Ma questa è cosa uguale a epsilon, siccome di 1 di n per la partizione di d per il teorema che abbiamo enunciato, questo non è altro che la misura di d. D'accordo? Quindi cosa abbiamo fatto, ragazzi? Per ogni epsilon abbiamo costruito la decomposizione pi epsilon tale che s, di, s grande di pi epsilon meno s piccolo di pi epsilon minore di minore uguale di m per f di per ogni epsilon esiste pi epsilon partizione di D in domini normali rispetto all'asse X tale che S grande di P epsilon meno S piccolo di P epsilon minore o uguale di epsilon per la misura di t. Ragazzi, ma l'inf di b com'è rispetto a s epsilon? S epsilon è un elemento di b, s grande epsilon è un elemento di b, vedete? Quindi com'è s grande epsilon rispetto a b? Rispetto all'inf di b è maggiore o uguale, quindi questo è maggiore o uguale di b. Poi s piccolo p epsilon è un elemento di a, quindi è minore o uguale del sup di a, quindi meno il sup di a sarà minore o uguale di meno s piccolo di p epsilon, quindi questo è meno il sup di A, partendo da questa disuguaglianza, mi trovate una che l'inf di B meno il sup di A è minore uguale di S grande di P epsilon meno S piccolo di P epsilon. Cioè cosa abbiamo dimostrato? Per ogni epsilon maggiore di A, adesso togliete questa disuguaglianza intermedia, l'inf di B meno il sup di A è meno uguale di epsilon. Fate tendere epsilon a 0. Quando epsilon tende a 0, per epsilon che tende a 0, che l'inf di B è meno uguale del sup di A. D'accordo? Ma voi sapete d'altra parte che per sempre quest'altra disuguaglianza, che il sup di A è sempre meno uguale all'inf di B. Questo qua. Questo è sempre vero. D'accordo? Quale delle funzioni continue ordinarie che per l'altra disuguaglianza? Che l'inf di B è meno uguale al sup di A. Quindi quando avete le funzioni continue, in conclusione cosa avete? Che avete l'uguaglianza. Questo fatto qui. E l'inf di B è uguale al sup di A.
e quindi la funzione è integrabile. Ti trovi? Tu qui hai che l'infimo di P è meno uguale sotto di A. Poi dall'altra parte abbiamo visto prima che questa disuguaglianza è sempre vera, qualunque sia la funzione limitante, che il sotto di A è sempre meno uguale all'infimo di B. Mettendo insieme questa e questa l'infimo di P è meno uguale al sotto di A. C1 meno uguale C2, C2 meno uguale C1, C1 da C. D'accordo? E quindi le funzioni continue sono integrabili. Va bene. Allora, domanda successiva. Abbiamo scoperto che le funzioni continue sono integrali. L'integrale esiste l'integrale. Ma come si calcola l'integrale? Viene aiuto il seguente teorema. Copiate lì ragazzi, eh? Posso cancellare questa? Sottointeso che alfa è beta con due funzioni continue definite su AB e che alfa di x meno uguale, perché ho segnato due funzioni continue, alfa e beta su AB e con alfa di x meno uguale di beta di x. Sia f di D in R continua. Voi sapete per il teorema precedente che f è integrabile. Quando vale l'integrale? Allora, integrale doppio su D di f di x di y di x di y è uguale integrale da e di integrale da alfa di x e beta di x di f di x di y di y. E poi la integrale doppio si riconduce al calcolo di due integrali di una funzione di una variabile. Cosa fate? Fissate x qui, nel secondo integrale la x è fissata, fissate x in AB, d'accordo? Questa è una funzione della sola variabile di y. Dove andate a integrare? Andate a integrare tra alfa di x e beta di x nella y.
vedete l'integrale di una sola variabile, che x è fissato, e ottenete un numero. Questa è una funzione continua e ottenete un numero che dipende ovviamente da x, ogni volta che cambia x cambia il numero. Quindi ottenete una funzione che dipende da x. Si dimostra che questa funzione che dipende da x è una funzione continua, e andare all'interno di questa funzione tra a e b. Fissate x, questa è b. Il fissate x viene a calcolare la nostra funzione, questa è alfa x, e questo è beta x. Viene a calcolare su questo segmento. D'accordo? Sta calcolando, fissate x, vi state calcolando la funzione del punto t sul segmento, su questo segmento qui, che estrae x alfa di x, x beta di x. D'accordo? Qui l'unica cosa che vale è la y, dove vale la y? Tra alfa di x e beta di x. E quindi la integrate tra alfa di x e beta di x, la integrate sulla posizione di una variabile. E poi fate scorrere x tra a e b. D'accordo? Questo è il dominio normale rispetto all'asse x. Sia è uguale xy appartenente a L4, tale che y è maggiore o uguale di c e minore o uguale di b, e x è maggiore o uguale di gamma y è minore uguale di delta di y, un dominio normale rispetto all'asse y, sia f di f in R continua, allora l'integrale doppio su F di F di X Y di X di Y è uguale all'integrale tra C e D dell'integrale tra gamma di Y e delta di Y F di x, y, di x, di y. Se il dominio normale rispetto normale rispetto all'asse y, cosa fate voi? Vi fissate y, d'accordo? E considerate la funzione f di xy come funzione della sola x, solo x varia, y è fissato, e quindi state considerando la f su questo segmento. Questa è la gamma di y e questa è la delta di y. Dove va la y tra la gamma di y e delta di y? La integrate su questo intervallo, ottenete una funzione che dipende da y. Ogni volta che fissate y ottenete un numero che dipende, l'integrale su questo segmento che dipende da y, e poi andate a integrare questa funzione che continua rispetto a y, la integrate tra c e d. Fate variare, ragazzi, nel caso in cui state in un quadrato, per esempio un rettangolo,
che un dominio normale sia rispetto all'asse X che rispetto all'asse Y. Cosa dite? Che l'asse W su D di F XY e X di Y è uguale. Se lo vedete come dominio normale rispetto all'asse X, cosa sarà? L'integrale tra A e B. L'integrale. Chi sono le funzioni alfa e beta in questo caso? Chi è alfa? Chi è alfa di x? C. Beta di x? D. Integrale. C e D di f di x e y di x. Ma questo è anche uguale, siccome il dominio è normale rispetto all'asse y, no? Questo è uguale tra c e d. E l'integrale tra a e b di f x dx. Quindi un problema di prima integrale è uguale all'ultimo, devi scambiare gli ordini di integrazione. Quando viene ormai aspetta di entrambi gli assi, potete scambiare l'ordine di integrazione. Ragazzi, questo lo mostreremo domani pomeriggio, dimostreremo questo e poi faremo gli esercizi sulle forme differenziali. Andiamo.